La proiezione di questa sera è un documentario che un po' ci culla con la poesia delle immagini, dei suoni e dei cieli della Carnia e un po' ci chiama alla riflessione, al risveglio, perché sta accadendo un fatto grave. Ci stanno scippando l'acqua. Non basta che ce la inquinino o che ci inducano a inquinarla lasciandoci nella beata menzogna che tanto l'acqua scorre e il veleno se ne va lontano da noi. Ce la vogliono togliere dove c'è, libera e pulita, per darcela poi intubata e vendendocela a caro prezzo. I protagonisti del film ci sapranno trasmettere sicuramente delle emozioni forti ed è di questo che vorremmo parlare alla fine della proiezione con voi, se vi farà piacere. Abbiamo il piacere di avere ospiti direttamente dal Festival della Spagna, in Spagna, dove hanno partecipato Giulio Squarci, il regista, e Iolita Zuberite, la sua compagna e produttrice del film. Oltre a loro è con noi anche Dario Tosoni, che è un geologo, che è fondatore del Movimento di Tutela della Val d'Arzino, e ci racconterà in uno spot come stanno assaltando le nostre piccole valli alpine, ove ci sia un corso d'acqua appunto, al fine di discutibilissimi sfruttamenti idroelettrici. Abbiamo allestito all'uscita della sala alcuni tavolini, troverete il DVD di questo film e oltre a questo acquisto potete, se volete, sostenere la serata, poiché, come potete immaginare, questo film autofinanziato e autoprodotto stenta a trovare distribuzione, per quanto apprezzato anche all'estero, è di fatto boicottato in Italia e soprattutto qui in Friuli. Troverete anche i nostri libri, anche delle prossime serate, e infine, dulcis, troverete un modesto buffet che però ha due pregi: è autoprodotto ed è vegan, cioè non avendo ingredienti di derivazione animale, è sostenibile, salutare ed etico. Vi auguro una buona visione e ci rivediamo con Iolita, Giulio e Dario alla fine del film. A dopo. Lage, je dut. Io vi chiese... A mi dulta pure lascia corri l'aghe il rubinetto verde. Scherzino l'aghe, per sbesti, per non cristiani, per tutti, per vivi, l'aghe. No, io non sono altruista, cioè no, non lo faccio perché amo il mio prossimo. È una preoccupazione egoistica, nel senso che io mi sento responsabile di non lasciare questo mondo senza aver tentato qualcosa. È proprio un istinto di sopravvivenza. Eccoci. Penso che ci siano tante cose da dire, adesso chiamiamo Giulio e Dario, come vi ho detto c'è anche Dario che è il fondatore del Comitato per la Tutela delle Acque, quindi potete fare domande sia sul film, le vostre impressioni, se vi è piaciuto e tutto, e anche qualche domanda a Dario che appunto ha portato anche un foglio dove ci sono, dove adesso vi spiegherà, ha radunato un po' di cose che potete prendere all'uscita e troverete anche la petizione da firmare per la raccolta firme è sempre per la tutela dell'Arzino, ma della, non solo, di tutta una serie di torrenti allo stato naturale che meritano una forma di tutela. Questo, e quella è la base per richiedere queste cose, insomma, la giustificazione popolare, insomma, non delle nostre istanze. È lui il merito di tutto questo. Il regista, facciamo un applauso al regista e alla produttrice. No, però io posso iniziare un attimo così a scaldare, perché per me era importante dare voce alle persone,
alla società civile, cioè alle persone che vivono, no? Il territorio, quelle che molto spesso vengono, non vengono prese in considerazione. Quindi io ho ritrovato, è stato bellissimo per me, è stata un'esperienza molto positiva e io voglio dare un messaggio positivo. Mi fa piacere che ci sia qua Dario, che è uno che... Lui è l'Arzino, se andate su Arzino incontrerete Dario. Io mi ricordo. Non esageriamo. Io mi ricordo già incontrato così, ero a fare il bagno e mi è avvicinato e mi ha iniziato a parlare di tutto di quello che stava succedendo. Parlo di almeno un 7-8 anni fa. Quindi, sì, abbastanza, sì. Quindi sì. Almeno nel 2009, insomma. Sì, sì. Però. Ecco. Allora. Sì. E poi dopo che dire, no? Questo lavoro, avete visto, è un lavoro che nasce dalla passione, no? Per la montagna, per il cinema. Io uso questa parola, anche se alle volte mi fa un po' paura, però vedo che sì, almeno abbiamo fatto questo. Io ancora oggi non ci riesco tanto a credere, però è stato bellissimo. Poi, perché è stato veramente reso possibile dalle persone. Questo penso sia ancora un valore aggiunto di questo lavoro. Io spero che abbiate sentito questa urgenza di comunicare questo tema, che secondo me è un tema fondamentale, che non si può tirar fuori una volta a settimana, cioè una volta a settimana, una volta all'anno. È un tema che va affrontato, una discussione continua, e bisogna veramente sforzarsi alle volte, no? Di interessarsi, di informarsi, perché le cose stanno andando avanti e purtroppo non stanno andando avanti al meglio. Io adesso non voglio entrare nei discorsi un po', diciamo, che quelli li lascio a Dario, perché magari Dario è molto più preparato di me, adesso è molto più esperto. Però sicuramente è qualcosa che noi dobbiamo difendere, e quindi questo è un lavoro anche per questo, per creare un confronto. Quindi io sono molto contento che siete qua, e quindi mi fa molto piacere. E poi anche pensate che questa è la prima città del Friuli che abbiamo toccato, perché io mi sono imposto insieme a Iolita, la produttrice che è là dietro, che fa guardia dei DVD, giustamente la brava produttrice, ed è la prima città, perché noi ci tenevamo molto ad andare nei paesi, nelle comunità, nei piccoli paesi. Sono stati delle comunità che hanno risposto benissimo, non so, adesso mi viene a pensare a Fornia Voltri, alla serata di Fornia Voltri, che è un paese di 500 persone, si sono presentate 200 persone, ed è stata una serata bellissima. Fornia Voltri è uno dei tre comuni, diciamo, in Carnia, ribelli cosiddetti, che stanno continuando a mantenere la gestione pubblica, totalmente pubblica, perché i consigli comunali, insieme all'unanimità, hanno deciso di mantenere questa gestione, e stanno subendo, diciamo, tutto un percorso sia giuridico ma anche, cioè, umano, molto duro, però stanno continuando, ed è questo un bel esempio. Io spero che continuino, ma stanno continuando. E in Carnia, come avete visto, i comitati sono molto attivi e non è che vogliono stare zitti. Chiaro che sì, è difficile, però ci sono, ci siamo, e stiamo vedendo che anche nel resto d'Italia, perché magari quella regione è la prima città, però siamo stati a Torino, siamo stati a Parma, siamo stati a Toulouse, siamo stati a Roma, siamo stati a Saragozza, poi dopo mi dimentico sicuramente qualcosa, e vediamo che dappertutto c'è questa urgenza di affrontare questo tema, di volersi confrontare, e di dire l'acqua è un bene pubblico, non può finire sul mercato. Io su questo tema ho preso posizione, e non mi pento, anzi sono ancora più convinto, più faccio proiezione, più mi convinco di questo, e più vedo anche diverse realtà, e più mi convinco, perché è qualcosa di molto importante, da non sottovalutare questo tema. Ecco, spero che da questo vi sia stato trasmesso. Vai, una domanda. Buonasera.
Prima una considerazione e poi una domanda. La prima considerazione, io studio storia e lei ha messo in pratica le parole di Alessandro III il Grande. Nulla è impossibile per chi osa. Assolutamente, è stato bravissimo. La domanda è, al di là del boicottaggio dello Stato italiano per questo video, intende lei diffonderlo sulla rete anche? Sì, stiamo facendo un passo alla volta, siamo veramente... Poi è diventato un lavoro, in pratica. Io e Iolita abbiamo capito, soprattutto dopo Cinema Ambiente Torino, che è stata un'esperienza bellissima, che se vogliamo fare questo lo dobbiamo fare 24 ore su 24. E devi dare tutto, perché anche ogni proiezione dopo diventa così. È una sfida, che è molto difficile, noi siamo sempre ignorati, no? Non veniamo presi mai in considerazione. Però questo va bene lo stesso, perché quando ottieni dei risultati hai ancora più soddisfazione, c'è il passaparola, c'è il confronto con le persone, è qualcosa di vero, no? E quindi noi continuiamo un passo alla volta. Adesso passo alla volta, adesso abbiamo avuto la notizia che ci hanno preso a questo festival in Argentina, a Buenos Aires. Andremo lì e sarà un'esperienza bellissima, perché anche lì il tema dell'acqua è qualcosa che ha radici antiche, non che da noi non abbia radici antiche. Però lì diciamo che c'è una situazione molto, molto, molto critica in Argentina, Cile, Bolivia, sempre la Bolivia, c'è stata la guerra dell'acqua. Però ci sono dei collegamenti con noi, tipo in Bolivia è uno dei maggiori esponenti di questo movimento era un prete della Carnia, un Solari. Invece ci abbiamo in Cile, dove lì l'acqua è totalmente privatizzata a perpetuità, e ci siamo di mezzo anche noi, però come aziende, mi fermo lì, quindi anche noi come Stato italiano ci siamo in mezzo a questa privatizzazione assurda. Lì possono comprare un pezzo di fiume ed è a perpetuità, ed è una cosa veramente assurda. Faccia attenzione anche. Ti vogliamo indietro? No, io non mi preoccupo, mi occupo. Mi piace più questo. Quindi andiamo, no? E poi ci sono tante belle persone, noi abbiamo conosciuto, e non mi preoccupo. Viva il lupo! Bravo, bravo, bravo! Ho detto un documentario, no? Che la presa di coscienza della gente nel problema dell'acqua. Penso che la gente prenda coscienza anche per la difesa della montagna in generale, tipo altri problemi come disboscamento, speculazione edilizia, inquinamento. Penso che si arriverà in generale a una presa di coscienza. Secondo lei? Sono d'accordo, me lo auguro vivamente, ma questo però deve essere un po' accompagnato, io penso, anche dalle istituzioni, non, perché dalla gente è difficile, da noi abbiamo tanta gente che si preoccupa di queste tematiche, c'è il discorso dei beni comuni, collettivi, tutto questo discorso che in montagna è una tradizione molto antica. Del fatto di dare la possibilità a tutti nel paese di poter avere delle legne, un bosco per poter tagliare le legna, per poter avere un pezzo di terra per fare l'orto, per poter vivere. Quindi in montagna si vive fino ad oggi ancora, si riesce a vivere questo senso della comunità, perché non è mai stata caratterizzata da grandi proprietari terrieri, quindi c'è sempre stata questa, nella sua storia c'è stata la vicinia, c'è stato il comune, si viveva molto, quindi c'era sempre questo rapporto con l'altro e tu sapevi che bisognava tutti insieme aiutarsi. Infatti l'idea è nata, perché io ho visto una cosa positiva, ho visto che nel mio paese le donne, soprattutto quella cosa bella, che le donne sono tornate in piazza, discutevano tra di loro e non l'avevo mai visto io, ed erano tutte preoccupate, interessate, ed è stato bello. Chiaro che per mantenere questo bisogna anche una giusta informazione, perché questo è anche un documentario sull'informazione. Si critica un po' l'informazione, perché l'informazione viene fatta
quasi alla giornata, alle volte anche superficialmente, alle volte anche con quella di distogliere la gente dalle vere problematiche. E quindi sì, me lo auguro vivamente, e io mi impegno, poi dopo ognuno deve fare quello che può, no? Grazie. Grazie. Complimenti, veramente bellissimo, anche se mi sono perso la prima parte. Diventerà sicuramente un'icona questo film e avrà un valore aggiunto più il tempo passa. E di questi giorni una notizia che ho sentito a Radio 3, che in Russia stanno deviando un fiume delle dimensioni pari all'Italia per portarlo una parte in Cina, perché c'è bisogno d'acqua. Poi è risaputo che l'inquinamento delle nostre falde, dobbiamo pescare sempre più in fondo per trovare un'acqua potabile, c'è il problema del cuneo salino, per cui la depressione della captazione delle acque sta portando l'acqua salata più all'interno della nostra regione, per cui io fino a poco tempo fa avevo la consapevolezza che la nostra regione, che è una regione di fiumi, non avesse bisogno, anzi il problema non potesse neanche minimamente pensare quale a un problema di acqua, e invece è una realtà che anche da noi è una cosa. La desertificazione è una realtà che è del nord Europa, non è detta del sud del mondo, per cui veramente è un problema che ci prenderà tutti. Grazie. Beh, sì. Sì, basta farci un giro, il paradosso anche che è sempre vedere il nostro fiume, il Tagliamento, che in certe zone è completamente desertificato, ma poi c'è tutta una quantità di fiumi che sono stati, ci sono centraline, ci sono captazioni e quindi sono asciutti, e questo chiaramente, cioè, non, secondo me non si può pretendere che non abbia un impatto su lunga scala, quindi secondo me bisogna ritornare a ripensare la gestione del territorio e a valorizzarla, ma soprattutto per la gente, perché cioè, noi cioè, dobbiamo farlo anche per essere felici, no? Adesso mi viene in mente un po' le parole del presidente Muncia, quello, la mia pronuncia, quello dell'Uruguay, che lui, dobbiamo fare le cose per la felicità delle persone, no? E prima di tutto, o come dice Riccardo Petrella, che è uno degli esponenti della Carta dei diritti dell'acqua, ma è un professore universitario, che dice che deve tornare la vita al centro del mercato, no? Non può essere questi interessi che poi non ci portano, fanno solo disgrazie e tragedie, perché veramente magari non le pagheremo noi, ma le pagheranno, cioè, i nostri figli, i nipoti, ed è qualcosa che sta succedendo proprio in fretta, e io penso che veramente è importante fermarsi un attimo e ripensare a questi modelli, perché così, io non voglio, qua in regione veramente stiamo andando in una direzione che io sono molto molto preoccupato, e spero che almeno ci sia un vero confronto o vengano fatte delle scelte con un minimo di intelligenza, non dettate dai fini, no? Economici solamente. Chiedo scusa, volevo stigmatizzare anche un altro aspetto che è proprio peculiare della nostra zona, della Pedemontana, la zona di Fontana Fredda e giù di là. Abbiamo migliaia di pozzi, ogni casa ha uno se non due pozzi, per cui c'è una dispersione d'acqua pazzesco. Per cui abbiamo veramente il problema delle falde, dell'acqua delle falde. Bisogna pensare di chiudere quelle cose. Grazie. Sì, lì è un problema veramente sull'arco. Cioè, quello io penso sia un sintomo, il problema è un altro. Quindi anche lì. Ma in Veneto non stanno facendo qualcosa, in Friuli niente. Sì, sì, sì. Sì, stanno cercando di farlo anche lì. Cioè, io vedo queste cose, sì, sono dei sintomi, però il problema è proprio ancora più a fondo. E quindi siamo qua
e quindi a confrontarci e sperare che ci sia anche una presa di coscienza sempre, sempre maggiore, perché sicuramente non è una soluzione chiudere tutti i pozzi e non è che risolverà il problema dal mio punto di vista, anche se sicuramente ci sono degli aspetti da valutare molto bene. Ci sono gli aspetti culturali. Giulio, mi viene una domanda, visto che io sono stata in Val d'Arzino con un altro amico, Domenico, per una pulizia e poi quindi ho conosciuto lì Giolita, giù per una valle, calate a tirar su immondizi. E una domanda, perché poi ho conosciuto Dario, che rapporto c'è tra gli assalti alle valli alpine, come la Val d'Arzino, ma abbiamo visto anche altre, che quanto guadagno c'è a fare questi lavori che distruggono queste valli per fare queste centraline, e che rapporto c'è con i finanziamenti dell'Europa, perché a me è stato detto che spesso queste richieste di interventi nelle valli hanno a che fare con un finanziamento che arriva, e non c'è un grande rapporto tra il lavoro che si fa, la distruzione che si fa, e il guadagno poi che se ne trae come energia. Forse dal mio punto di vista non c'è nessun guadagno, cioè totalmente. No, è semplicemente il fatto che la comunità europea è, diciamo così, la comunità europea e in generale la comunità internazionale spinge verso le fonti rinnovabili, in un certo senso ammantandole del fatto, della considerazione che si tratta di energia pulita, che non produce, è una maniera per produrre energia elettrica senza emettere CO2, insomma. E questo è un fatto positivo, però si dimentica che molto spesso questi impianti non sono esenti da conseguenze, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista hanno notevoli impatti sulla vita di intere comunità. E io mi riferisco a questo punto, e colgo l'occasione per dirlo, perché nessuno lo dice, che la crisi in Siria, e nessuno lo dice, l'ho letto in un rapporto, è legata all'entrata in funzione di ulteriori centrali nella sezione montana dell'Eufrate, che hanno ulteriormente impoverito la portata che fluisce in Siria. Quindi la crisi siriana, la crisi sociale, che poi è sfociata in guerra civile, ha avuto il suo substrato di innesco proprio nella crisi alimentare che è seguita all'entrata in funzione di queste centrali, insomma. Cioè, il messaggio che voglio dare è che bisogna, se vogliamo sopravvivere, bisogna intraprendere un percorso di riduzione dei consumi, perché anche la produzione, quella da fonte rinnovabile, che viene considerata verde, quindi è un qualcosa che ci fa sentire bene, insomma, perché è associata alle foglie, associata alla vegetazione, al risveglio della natura, insomma, in realtà non ha pesanti conseguenze che sono molto spesso passate sotto silenzio, come queste. Nessuno parla di questo innesco della crisi siriana causato appunto da questi prelievi idrici esagerati. La stessa cosa succede nelle nostre valli. Nelle nostre valli ci sono una normativa che favorisce, attraverso incentivi enormi, in pratica i kilowattora prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono pagati 3 volte il prezzo di mercato, però sono incentivi esagerati che snaturano il mercato dell'energia elettrica, e quindi in sostanza danno il via libera a opere che non hanno una rilevanza economica in sé, perché vengono a volte realizzate in aree trascurando gli studi necessari e tralasciando aspetti importanti della realizzazione di queste opere, quale può essere il contesto geologico. Io sono geologo, quindi sono particolarmente
sensibile a questi aspetti. Per esempio, un esempio su tutti è la frana che si è innescata nel rio Barquette, che è un affluente dell'Arzino, a seguito della costruzione di un'opera di presa di una centralina su un rio secondario, insomma. È da notare che nello studio legato, diciamo così, negli studi di progetto non si faceva menzione del fatto che la zona era altamente franosa, quindi uno scavo al piede ha provocato un innesco di una frana con chiusura della strada provinciale per più di 6 mesi, quindi le conseguenze ci sono, quindi bisogna imparare a consumare meno e bisogna come dire, inserirsi in un percorso virtuoso per... è difficile, è chiaro, perché noi siamo nella società dei consumi e vediamo che ci troviamo appunto, siamo un'isola immenso all'interno di una popolazione mondiale che aspira alla nostra società di consumi, quindi è molto difficile essere, come dire, coerenti su questi aspetti, insomma pretendere dagli altri che riducano a loro volta le loro emissioni, quindi noi dobbiamo dare il buon esempio e cercare di imboccare questa strada, perché veramente è una strada che non possiamo non imboccare se vogliamo insomma, salvaguardare l'ambiente nella sua interezza. Insomma, i cambiamenti climatici sono sia legati ad aspetti astronomici, quale la precessione degli equinozi, quale la variazione di inclinazione dell'asse terrestre, e ve ne sono stati anche nel passato geologico, però il contributo che dà l'uomo è molto importante attraverso le emissioni di l'utilizzo di fonti fossili, insomma. Però il percorso che è stato imboccato, cioè quello di dire che le fonti rinnovabili sono la panacea che possa risolvere tutto, in realtà non possono risolvere niente se nel contempo non si cambia o comunque non si tenta di cambiare un modello economico che si basa su una crescita che è infinita, che è basata su risorse infinite, che è basata una crescita di prodotti, che vuol dire anche crescita di emissioni, una produzione infinita di materiale, di prodotti, di beni, significa produzione e emissione di inquinanti, insomma. Quindi soltanto attraverso un ridimensionamento anche delle nostre aspirazioni e anche possiamo raggiungere una salvaguardia dell'ambiente ed una vita che speriamo prosegua per il meglio, insomma. E quindi questo è quanto, insomma. Ecco, io volevo adesso, il mio intervento era legato, non era questo l'argomento generale, ma era quello che volevo spiegarvi a sommi capi qual era la situazione della gestione delle acque in Friuli Venezia Giulia, cioè il percorso di gestione delle acque. Giulio aveva parlato delle vicinie, no? Quindi nei secoli scorsi, qui c'è un esempio di gestione collettiva di beni pubblici, quali ad esempio l'acqua. Poi si è passati alla municipalizzazione della gestione del servizio idrico, che è stato illustrato nell'epoca di Giolitti nel 1904, in cui è stato evidenziato anche nel lungometraggio che appunto una gestione oculata del servizio idrico passa attraverso una gestione in cui i responsabili sono direttamente individuabili, quindi si può subito notare se ci sono sprechi e intervenire attraverso la nostra sorveglianza del servizio, della qualità del servizio e della sua completezza, insomma. Ecco, con la legge Galli nel 1994 e con il decreto legislativo 152 del 2006 è iniziata la progressiva, lo Stato si è progressivamente svincolato dalla gestione di questo bene pubblico, pian piano, insomma, perché con la legge Galli è entrata l'idea dei servizi idrici integrati. Cosa sono i servizi idrici integrati? Sono un complesso di gestione del servizio idrico
di fornitura di acqua potabile e di depurazione. E quindi per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, con la legge 13 del 2005 sono stati impostati gli ambiti territoriali ottimali, insomma sono stati definiti gli ambiti territoriali ottimali e definiti a livello provinciale, quindi uno per provincia, e sono degli enti di natura pubblica che hanno affidato il servizio idrico integrato a diverse società. Per esempio qui in provincia di Pordenone abbiamo l'Idrogea e l'altra i servizi ambientali SRL. Comunque sono società a capitale pubblico, però sono società per azioni, quindi sono virtualmente scalabili, insomma, da società private. Invece per quanto riguarda la provincia di Pordenone e la provincia di Udine, lì abbiamo il servizio idrico integrato, cioè gli ATO, hanno l'ATO provinciale, insomma, di Udine, ha affidato al servizio tre società, una che si occupa di carni acque, una che si occupa del territorio montano, poi c'è il CAF, che è l'acquedotto che gestisce la maggior parte della provincia, insomma, con Udine, Lignano e il Medio Friuli, e poi c'è l'acquedotto Poiana, che si occupa della gestione del Cividalese, insomma. Invece in provincia di Gorizia c'è Iris Acque, quindi un'altra società, e un'altra società invece in provincia di Trieste, insomma, Ace Gas, AMGA. Ecco, quindi questa è la situazione nel 2015. Successivamente, con la legge del 22 del 2010, si è passati alle consulte d'ambito, un altro escamotage, un'altra denominazione ma senza cambiamenti sostanziali, e invece proprio recentemente, cioè con la legge regionale 5 del 15 aprile 2016, è nato l'AUSIR, cioè l'autorità unica di gestione dei servizi idrici e dei rifiuti. Quindi c'è stato il processo di accorpamento, è proseguito, prosegue ed è tuttora in atto, ed ha visto la formazione di questa autorità unica che è costituita da diversi organi, c'è un presidente, ci sono delle assemblee d'ambito regionale che sono presiedute da 18 membri che sono eletti da ciascuna UTI, da una delle mini province, insomma, in cui è stato suddiviso il territorio regionale. E quindi, come vedete, il processo di accentramento prosegue, e nella legge si stabilisce che i servizi idrici integrati devono avere dimensione almeno provinciale. Viene detto nell'articolo 6 e nell'articolo 8 di questo documento, e questa autorità vedrà la luce ufficialmente il 1 gennaio 2017. Quindi la linea che viene, l'obiettivo appare fin troppo chiaro, insomma, che è quello di una gestione in cui i centri di potere, i centri decisionali si allontanano dal territorio, e quindi questo ha degli effetti non positivi, nel senso che, soprattutto per quanto riguarda il territorio montano, nel senso che si è visto, insomma, è stato detto anche nel film, che il passaggio ad una gestione, ad un servizio idrico integrato, ha comportato un aumento delle tariffe e un degrado del servizio, ma questo è inevitabile, nel senso, soprattutto quando si ha a che fare con territori ampi come quelli montani, ma anche con territori come i nostri, in cui la popolazione non è abbastanza distribuita nel territorio, cioè non ci sono grosse città, non ci sono grosse concentrazioni di
non ci sono grossissimi centri urbani che possono, in cui una gestione centralizzata può avere un ruolo positivo. Per quanto riguarda i territori montani, anche la campagna, i territori di campagna, assistiamo ad una, il fatto che la gestione del servizio idrico sia demandata a società che hanno una sede lontana, ad esempio Tolmezzo, nel caso di Carniate o Udine. Ecco, questo comporta appunto dei costi di gestione notevoli per, appunto, per il fatto che occorre andare sul territorio, perché occorre confrontarsi con le caratteristiche del territorio, con le caratteristiche delle, degli acquedotti, insomma, soprattutto in montagna abbiamo decine di, ad esempio il comune di Ovaro ha 10 acquedotti ed è solo una gestione comunale che può permettere di avere una gestione, può essere efficiente, nel senso che il tecnico comunale conosce il proprio comune, conosce le proprie, la propria rete acquedottistica e quindi è in grado di intervenire sia perché si trova in loco e anche perché la conosce bene, insomma. Invece società lontane composte da tecnici anche validi ma che comunque non possono conoscere alla perfezione il territorio, quindi è chiaro che il risultato è una degradazione del servizio ed un incremento della tariffa, insomma, incremento di tariffazione che, notiamo bene, non è gestito a livello locale, ma la gestione è già stata trasferita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, comunque, all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che si trova a Milano, quindi la gestione, il governo dell'acqua è a Milano, e la gestione tende a spostarsi nei centri più grossi, insomma, con difficoltà, anche se logistiche, anche per segnalare danni, guasti, problemi. Quindi, insomma, noi siamo fermamente convinti che bisogna cambiare queste direzioni, bisogna lottare, insomma, per evitare che questa cosa vada avanti, perché è una cosa che non può andare avanti. Non ci piace e penso che non piaccia a nessuno, insomma, pagare di più per avere un servizio peggiore, insomma. Non ci piace. Posso fare una domanda? Sì. Ecco, appunto, mi sperdoni per l'ignoranza caprina, io sono rimasta, lo sapevo già, me l'avete confermato, che al referendum il 95% dei votanti ha votato per la non presenza dell'acqua. Sì, sì. Ma ero tanto arrabbiata. Ok, allora adesso lei mi dice che praticamente è come se io votassi lei per amministrare non solo l'acqua, ma la gestione dell'acqua tutto, aggiungendo la postilla dell'acqua te ne occupi te, e lei guarda lui e gli dice fallo tu. Questo è subappaltare il dovere di amministrare. Ha capito benissimo. Sì, capito benissimo. E si può subappaltare il dovere di amministrare? Ma è lo Stato che ha rinunciato, sì, lo Stato è vero, completamente ha rinunciato allo Stato. Poi, come avete sentito, la questione è molto molto complessa, però questa complessità burocratica è proporzionale alla corruzione dei nostri politici. Questo è un po'... Come... Però è veramente, veramente complicato, come avete potuto capire. Sì, io comunque ho fatto un piccolo riassunto. Ed è piccolo come riassunto. Sì. Un riassunto stringato che comunque non dà ragione della complessità della molto, tematica, sì, però è molto complicato e molto articolato. Comunque potete ritirarlo. Sì, ecco, l'importante è ricordare che c'è appunto questo foglio a vostra disposizione che quindi potete portare a casa e leggere. Sì. C'è la petizione per chi non l'avesse firmata, perché la raccolta firme non si ferma ed è sempre una cosa molto utile. E la riflessione sui 27 milioni di votanti è importante, perché evidentemente dobbiamo stare molto attenti a questo punto quando votiamo. C'è una frase di Mark Twain che è pesante, dice: se votare contasse qualcosa non ce lo lascerebbero fare, evidentemente. Siamo in questa tristissima situazione. Oltre alla petizione al foglio, voi trovate il DVD, vi ricordo, avete visto questo bellissimo film, immagino che appunto tutti abbiate notato con quanto
quanto cuore è stato fatto, io ve l'avevo detto all'inizio, ci cullerà con le immagini, ma ci porterà a riflettere. È un film che ha affrontato un percorso abbastanza difficile e lo sta affrontando perché non viene distribuito, per cui va sostenuto. Noi lo vogliamo fare con tutto il cuore e tutte le offerte che raccogliamo questa serata sono per aiutare la produzione di questo film. Speriamo che voi ci serviate anche nelle prossime serate, perché parleremo ancora di custodia del creato domani, in particolare con Simone Morandini. Viene a parlare dell'enciclica, ma appunto di questo tema, perché qua la questione è quanto abbiamo diritto di devastare questo territorio e fare intervenire le ruspe. Cioè, dove intervengono le ruspe non possiamo chiederci se la situazione rimane in piedi. È chiaro che i danni arrivano e arrivano puntualmente. Ecco. Io invece vorrei concludere dicendo che lo scopo di questa serata è quello di rendervi informati di quello che sta succedendo e che siate voi stessi diffusori di questo messaggio, insomma, perché è importante che questo raggiunga anche le persone che non sono potute venire qui, che avrebbero voluto venire, e anche parlarne in giro, perché la politica non può andare contro l'opinione pubblica, la politica tende sempre ad assecondare l'opinione pubblica. L'importante è che l'opinione pubblica diventi maggioranza su questi temi e nella direzione che vi abbiamo dato noi, insomma. Quindi questo è veramente importante, perché se no non si può cambiare molto. Vi ringraziamo tanto e vi...